Non è incredibile quanto tempo investiamo per prenderci cura del nostro corpo e quanto poco tempo dedichiamo a prenderci cura della nostra mente, senza ricordarci tra l'altro che sono così strettamente collegate. Ormai da qualche tempo dedico ogni mattina alla pratica della meditazione e anche se non arriverò mai all'illuminazione, ci sono tre cambiamenti molto importanti che ho cominciato a notare nel tempo. La prima è stata una maggior capacità di concentrarmi al lavoro o anche durante una semplice conversazione. La mia attenzione è molto più presente e molto più focalizzata, con ovvi miglioramenti per quanto riguarda la mia produttività e la mia capacità di concentrarmi. Il secondo, una maggior capacità di gestire il mio dialogo negativo interiore, no? Quel continuo emergere di pensieri sulla falsa riga di non mi merito questo, non sono abbastanza per fare quest'altro. Quei classici pensieri autosabotanti che non fanno altro che bloccare ogni nostra possibilità di crescita. Il terzo, una pazienza perlomeno un pochino maggiore nel gestire i rapporti, soprattutto con le persone che non mi vanno particolarmente a genio, con cui mi piacerebbe non dover interagire proprio. Ok, spero davvero di averti convinto che meditare ogni singolo giorno può davvero fare la differenza, ma la domanda diventa: da dove diavolo cominciamo, soprattutto se non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, non abbiamo pazienza, siamo sempre pieni di altre cose da fare? Ti piacerà sapere che cominciare è molto più semplice di quanto pensi. Si può partire con un esercizio simpaticissimo e semplicissimo che Chöd Meng Thang propone nel suo nuovo libro sulla meditazione intitolato Joy on Demand. L'idea è quella di partire da un solo respiro consapevole, proprio così. Un solo respiro, ma un respiro a cui dedichi tutta la tua massima attenzione. Può essere fatto nella classica situazione in cui ti trovi in fila ad aspettare per qualunque cosa. Invece di tirar subito fuori il telefono e vedere che cosa sta accadendo su Facebook Land, quello che puoi fare è concentrarti su un solo respiro. Inspiro ed espiro. Quando cominciamo a sentirci a nostro agio con un respiro, possiamo sempre aggiungerne un secondo e poi un terzo e poi un quarto e poi un quinto e così via. Naturalmente a seconda di dove siamo in quel preciso istante e di quanto tempo ovviamente abbiamo a nostra disposizione. Tieni conto che 10 respiri sono all'incirca un minuto del tuo tempo. Naturalmente un solo respiro non può sostituire una lunga seduta di meditazione, ma è sicuramente un ottimo modo per cominciare. Meditare non ha sicuramente risolto tutti i problemi della mia vita, ma senza dubbio mi ha aiutato a semplificarla, aiutandomi a diventare consapevole di delle matasse intricate di pensieri che popolano la mia mente e aiutandomi a districarle una a una piano piano. E allora chiudi gli occhi per un momento e ovunque tu sia fai un bel respiro a cui presti la massima attenzione senza pensare a nient'altro. E poi ricorda di condividere come ti sei sentito nei commenti qui sotto. Basta una sola parola, perché ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.